Ciao a tutti da Piero e bentornati su Dronelander. Questa è l'ultima recensione del 2017, anche se voi la vedrete i primi giorni del 2018. Oggi, grazie a sempre a RC Moment, vi recensirò il drone Visuo. Eccolo qua, molto simile al Mavic, ha le braccia richiudibili. Eccolo qua. Una fotocamera da 720 pixel, una batteria da 900 mAh che vi dà la possibilità di volare per circa 7-8 minuti, alloggio SD card e funzioni non come gli altri droni economici, ma alle funzioni essenziali, cioè tasto di accensione, tasto di decollo e atterraggio, Headless Mode, tasto di ritorno a casa automatico e il tasto di arresto di emergenza dei motori. Ma adesso vediamo come vola. Per accendere il Visuo avete l'interruttore sulla pancia del drone stesso, vicino all'alloggiamento della SD card. Per abbinare il radiocomando al drone dovete muovere lo stick di sinistra in alto e in basso velocemente fino a che non sentirete un beep. Per abilitare i motori dovete spostare lo stick di sinistra in basso a destra e lo stick di destra in basso a sinistra, e per calibrarlo al meglio dovete metterlo su un piano orizzontale e mettere gli stick diagonalmente opposti in basso. Adesso facciamoci una bella sessione di volo, così vi rendete conto di come vola bene questo mezzo. Prima impressione di volo, ottima. Reattivo quanto basta, potete selezionare una delle tre velocità grazie al selettore sul radiocomando. Preciso nei movimenti e ha un raggio di radiocomando abbastanza elevato per questa categoria di droni. Parliamo di intorno ai 50 metri. Ecco, il primo problema che ho riscontrato è stato l'accoppiamento con il wifi per vedere le immagini della videocamera. Io non ci sono riuscito, probabilmente è un problema della zona, però anche perché mi permetteva di vedere l'immagine, ma andava molto ma molto a scatti. Per il resto non ho trovato difficoltà nel manovrarlo, anzi, tra i droni economici è uno dei migliori con cui ho volato. Come dicevo prima, è molto reattivo, velocissimo, divertentissimo, utilissimo per chi vuole fare pratica e anche per chi vuole imparare a volare. Una delle funzioni più importanti di questo drone è l'alt hold. Questa è una funzione utilissima che già vi ho spiegato in altri video.
Questa, quando lasciate gli stick di radiocomando, il drone si ferma in aria. Ovviamente non è preciso come un GPS, però in caso di necessità sappiate che lasciando il radiocomando lui rimane lì fermo in aria. Tutte le caratteristiche del viso le trovate in descrizione. In conclusione, questo è un ottimo drone per iniziare a volare e anche per chi vuole fare pratica, perché è veloce, reattivo, preciso nei movimenti e unica pecca che ho trovato, come vi dicevo prima, è il wifi video. Io non ci sono riuscito, il mio andava a scatti. Se voi siete riusciti, ben venga. Ma questo difetto non inficia alla bontà del drone stesso. A questo punto non mi resta che salutarvi. Se ancora non lo siete, iscrivetevi al canale, lasciate un bel like, se avete necessità di chiarimenti lasciatemi un commento e ci vediamo alla prossima recensione sempre su questo canale. Ciao a tutti da Piero.